anche oggi siamo carichi. Questo derby non finisce mai. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti all'interno della YouTuber League, il nuovo campionato di YouTube Italia. Ve l'ho presentata la struttura in un primo video apposito che trovate sul mio canale YouTube, ma oggi ovviamente ripetiamo tutto perché viviamo il primo evento e soprattutto la prima partita. Si parte a bomba con il derby tra Milan ed Inter, che è stata anche l'ultima partita della YouTuber Summer Cup. Per questo nuovo inizio non sarò da solo, perché visto che è un'occasione speciale, è una partita speciale, ci sarà una compagna d'avventura speciale. Do il benvenuto a Lasagna. Ciao. Ciao. Come stai? Molto bene, tu? Bene, so che sei un'esperta di calcio. Massimi livelli. Perfetto. Ti ho voluta qui proprio per questo motivo. So che sei molto carica. Carichissima. E so che non hai una preferenza però per le due, anche se no, la cercavi nel prepartita, no? Sì, cercavo una squadra per cui tifare, ma non ne ho trovata. A simpatie più o meno. Inter o Milan? Zero. Tu che hai rappresentato la Fiorentina, il pallone d'oro delle ragazze. Esatto, sì. Non ho preferenze, ti giuro, non riesco ad esprimermi ancora. Meglio così, perché altrimenti non potevi stare qui vicino. Devo essere imparziale. È brava, dobbiamo essere imparziali. È fondamentale che lo siamo. Esatto. Perché si parte da qui. La struttura la ricordiamo, sono due gironi per un totale di sei squadre, quindi tre a girone. Il girone del nord è composto da Inter, Milan e Juventus, quello del sud è composto da Roma, Lazio e Napoli. Questa è la prima partita, la seconda sai qual è? No, qual è? E lo diciamo subito, è Lazio-Napoli, però non possiamo ancora dire la data. Quando è che scoprono la data? Su Instagram nei prossimi giorni. Perfetto, è preparata ragazzi, è preparata, è di bella presenza, è preparata, l'ho voluta per questo, cioè, d'altronde. Soprattutto adesso, preparata. Soprattutto, è quello che stavo pensando d'altronde. Ma tornando a questa di partita, prima di pensare a Lazio-Napoli, è fondamentale, è vero che è solo la prima, però se ne giocano due all'interno di un girone, quindi chi vince oggi si porta, secondo me, un vantaggio importantissimo da un punto di vista di classifica, perché poi che succede? Perché poi va in finale con la prima del secondo girone. È giusto? Sì, questa è alla maturità quando dici era così? Sì, era così. Gliela abboniamo, è preparatissima. Allora, quello che ti chiedo di fare ovviamente, sì, prima di partire con il campo, con le emozioni che vivremo e con il caldo che è tantissimo, perché siamo al 29 di agosto a Milano, insomma non ve lo data consigliamo. Data migliore, esatto. Non ci poteva essere. Il compito molto arduo, ma anche simpatico, che ti affido è quello di sentire un po' di sensazioni pre, e quindi cosa andrai a fare? Andremo a fare le interviste, partiremo logicamente dai capitani. Olè. Ma prima di ascoltarle le interviste della nostra Lasagna, permettetemi di presentarvi, anzi ripresentarvi, uno sponsor che già conoscete ed è quello che ci seguirà in tutto questo campionato, quella che sarà la YouTuber League. È Numero DS, come nel caso della YouTuber Summer Cup. Numero DS è un'app giovane, tutta italiana, tutta gratuita, pensata per voi e con voi, all'interno della quale potrete rimanere aggiornati non soltanto sulle news di calciomercato, ovviamente nei periodi un po' più caldi dell'anno, o ovviamente sui risultati della vostra squadra del cuore, ma su quest'app troverete tanti contenuti esclusivi, che significa che li trovate soltanto lì, realizzati da giornalisti e influencer. Vi faccio un paio di nomi del grande giornalismo italiano, come Pierluigi Pardo, come Stefano Borghi. Vi ripeto, contenuti che trovate soltanto sull'app, ma vi parlo anche di questo evento, perché come nel caso della YouTuber Summer Cup troverete molte esclusive sull'app, che fa anche rima e la rima funziona, si sa, è un classico. E a proposito di classico, un'altra cosa che vi regaliamo assieme a Numero DS è un contest, un giveaway che vi permette in questo caso di vincere tre biglietti per andare allo stadio a seguire la vostra squadra del cuore. Partita scelta vostra, e quindi tre di voi verranno scelti. Cosa bisogna fare per vincere questo contest? Semplicemente scaricare l'app, sbrigatevi perché verrete sorteggiati da lì, dal link in descrizione e dal codice QR che vi lascio qui sopra la Z del DS. E quindi adesso che siamo carichi, torniamo da Lasagna, che ci carica ancora di più, ci fomenta ascoltando capitani e protagonisti di Milan Inter. Siamo qua col capitano dell'Inter, Gnabry. Sarà una partita tosta, diciamo che abbiamo vinto l'ultima, poi li abbiamo battuti due volte alla Summer Cup, quindi sono affamati, ci vogliono battere di brutto. Esatto, e avete vinto soprattutto perché tu hai segnato il gol nella finale, gol decisivo. Hai studiato, l'avete presa informata, sì, io ho fatto il gol, poi c'è stato anche l'Italo. Lazza, capitano del Milan, che però sappiamo che non ha segnato nelle ultime tre partite. Che l'hai da sta cosa, scusa un attimo. Sono informata. Vabbè. Che non ha segnato neanche la YouTuber Summer Cup, però oggi siamo pronti per segnare un sacco di gol.
Speriamo, sono a secco da un po' in verità. So anche che mancano Pierino e Brogna. Come te la senti? Cioè, ci sarà qualche penalità per la vostra squadra? Allora, per la nostra sicuramente, mentre per la loro è un vantaggio. A parte gli scherzi, sarà tosta, però in realtà chi lo sa, magari esplodo io, faccio tantissimi gol al posto di Pierino. C'è qualcuno che ti fa paura della squadra avversaria? Sinceramente no, mai paura. Siamo carichi, l'ultima volta non c'è andata giù la finale persa YouTuber Summer Cup, quindi dobbiamo rifarci oggi. Allora, hai giocato già alla YouTuber Summer Cup, ma questo è il tuo primo torneo a 7. Come te la senti? Sono un po' nervoso, ho qualche acciacco, però mi sento fiducioso, dai. Abbiamo qua Vale Bise, che sei un nuovo volto di questa YouTuber League. Nuovo volto, ma vecchio veterano di YouTube. Comunque è super professionale qua. All'epoca non facevamo così noi, eh. Che sensazioni hai qua adesso in campo? Teso, non esco di casa da 2 anni, non mi alleno da 2 anni, quindi io ce la metterò tutta. Farò gli assist per quelli forti. Temi qualcuno? Tutti. Tu sei stato il miglior portiere della YouTuber Summer Cup. Come ti fa sentire questa cosa? Hai paura che ci sia troppa pressione su di te o sei più carico per dimostrare ancora una volta le tue abilità? Sento tranquillo perché ho sempre detto che è stata la squadra a farmi vincere quel premio individuale, quindi se oggi la squadra farà la sua partita, io farò la mia partita tranquillamente, quindi né pressione, sono abbastanza tranquillo. Allora, tu eri con Mastrangelo alla finale della YouTuber Summer Cup, quando aveva detto che avrebbe smesso di giocare, si sarebbe messo ad allenare. La domanda è: perché tu sei ancora qui? Perché non me ne sono mai andato dal campo. Sono da 2 mesi qui in questo campetto e a parte tutto, ho visto che lui ha fatto il guardalinee e ho detto vabbè, se non deve mantenere la promessa non la mantengo neanche io. Poi mi sono fatto 2 calcoli, ho visto che i calciatori solitamente quando smettono di giocare si impoveriscono tutti, molti vanno proprio sul lastrico e ho detto non voglio fare questa fine, continuo a giocare. Poi mi sono ricordato che lui non mi paga e quindi me la sto prendendo in quel posto. Complimenti, bravo. In che ruolo giochi oggi? Schifoso destro. C'è possibilità che tu segni? Ma sì, posso segnare qualcosa al bar, gliela lascio, la paga lui poi. Ora però, prima di partire, prima di entrare in campo, bisogna parlare della squadra arbitrale, perché è capitanata, come alla Summer Cup, da Om, che al di là di qualche polemica, tra l'altro in finale per quel calcio di rigore, ha fatto un ottimo lavoro, ma oggi, proprio per evitare problemi di sviste, non sarà da solo, avrà 2 assistenti un po' particolari. Andiamo a scoprire chi sono. Allora ragazzi, ok, mi hanno detto vi do 2 assistenti, uno per squadra. Ok, quindi cerchiamo di essere diligenti, di essere interisti, di essere... No, oggi non vestite nessuna maglia, infatti vi mettete queste 2 casacche intanto, così copriamo un po' di colori che non va bene. C'è un fallo, qualcosa, un dubbio che non vedo, mi urlate Roma. E tu ci dai retta, ci credi? Io mi fido. Imparziali! Ok, se il fallo è del Milan, io lo dai all'Inter. Devo ammettere che del... No, per sportività devi darlo all'Inter. Mi raccomando, mi fido di voi. Ok. Facciamo una bella partita. Un urlo per l'Inter! Un urlo per il Milan! Si parte dai pali, dove c'è il miglior portiere della YouTuber Summer Cup, Fantabet. È stato capitano nel Super Derby contro la Lazio, Luca Nerazzurro, assieme a Off Samuel, MVP della Summer Cup, difensore clamoroso, Italo. Contro la Lazio ha messo tanta garra, ha preso anche un rosso, vediamo oggi. Davide Reca, era allenatore alla Summer Cup, oggi si rimette gli scarpini. Stefano Raimondi, assente alla Summer Cup, protagonista nelle partite precedenti, Gunther dei Footwork. Un altro ritorno d'eccezione di un veterano, Dav. Ed è il momento del capitano, voglio un no del pubblico. Perché sta entrando il capitano dell'Inter, Gnabry. E allora adesso vediamo come rispondono i tifosi rossoneri, perché stanno entrando i campioni d'Italia, la finalista della YouTuber Summer Cup, sta entrando il Milan! In porta la novità, Michael Gasbarri! Assente alla Summer Cup ma certezza assoluta nelle partite precedenti, Zoccolo Duro! Lui è un personaggio, lui è un amuleto, lui è meraviglioso, lui è Mirko dei Nirkiop!
Occhio che Mirko intanto già si è infortunato, no? È stanco, sta bene. E allora la prima di due novità, Isma! La seconda novità, Vale Bise! Se Italo è stato fondamentale in difesa alla Summer Cup per l'Inter, lui lo è stato per il Milan. Steve! Con Italo è stato MVP. In campo ha segnato un gol al Napoli che stanno ancora studiando per le leggi della fisica. Off Samuel! E adesso uno da parte dei rossoneri, perché c'è il capitano che prende il posto di Daniele Brogna. C'è col 22, Harry Lazza! Poi io nel frattempo vi ricordo ovviamente la struttura, sono due tempi da 30 minuti, in caso di parità si andrà ai calci di rigore, ma ovviamente ai fini di questa YouTuber League cambia qualcosa per i punti, perché se si vince nei 60 minuti regolamentari i punti sono 3, se si vince ai calci di rigore la squadra vincente porta a casa 2 punti, la squadra che perde invece 1 punto, perché comunque avrebbe pareggiato nel computo dei tempi regolamentari. E si va con il primo giro rossonero, è in teoria anche il quarto derby degli youtuber di Milano. A sinistra parte Mirko dei Nirchiop. Il tocco centrale su Isma, d'esterno a cercare ancora sul vertice mancino Mirko, poi si mette in proprio, recupera Italo, è ripartito Gunter, destro-sinistro e palla in zona Luca Nerazzurro che vuole gestire. Zoccolo! Dab che parte basso a destra, bella palla verticale di Dab per il lavoro di Luca Nerazzurro. Passa, splendida giocata di Luca Nerazzurro, palo! Palo dell'Inter! Occhio alla pressione di Isma, se la cava bene e trova il suo capitano che può partire. Gnabry d'esterno, che palla dalla parte opposta per Luca Nerazzurro. Controllo, scarico, Gunter! Gasbarri vola! E poi non è finita, altro cross a cercare Gnabry, che la mette giù in qualche modo. Quindi Steve, lo attacca Gunter, che alla meglio gliela porta via, deve mettersi in proprio Steve! Che intervento del 7! E comincia a richiamare i compagni, lo zoccolo, perché dice che su quella corsia c'è poca copertura. Adesso copre poco l'Inter. Isma, 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 Isma! Sulla linea Reca! Come un gol di Davide Reca! Isma. Lazza 1-2, occhio che è veloce Isma, veloce e preciso anche Italo. Isma. Parte Mirko, la porta Isma, dentro per Mirko, che calcia! E la mette alta! Mirko davanti a Mastrangelo poteva fare 1-0. Isma. Punta e salta come sempre. Poi il tocco è per Samuel, occhio che crea, va fino in fondo. Samuel dentro, Lazza, palo! Palo anche del Milan! Col capitano, dopo il palo dell'ex capitano dell'Inter, Luca Nerazzurro. Non passa il pallone diretto a Steve. Samuel che adesso si è un po' più abbassato per venire a dare una mano a Zoccolo che è sempre isolato. Ora sale nuovamente però, sempre il 17. Morbido, deviazione, palla che torna off Samuel. Giocata di Samuel dentro ancora. Occhio al secondo palo. Vale Bise! E si è sbloccato il derby! Proprio lui, Vale Bise, alla prima! Adesso occhio ai contropiedi del Milan, perché l'Inter inevitabilmente alzerà il baricentro. Io sto parlando di tattica alla YouTuber League, va bene così. Però insomma, continuiamo a far finta di essere professionali. Rimessa per il Milan. Luca Nerazzurro, lasciato lì e ringrazia Samuel. Isma dentro, per Lazza, che può andare da solo, in area. Lazza! Lazza! 2-0 Milan! Ci ha fatto aspettare tutta la Summer Cup, si è tenuto caldo questo destro, curva sud, parlo con voi perché ha segnato il capitano, col 22, Harry! 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 Isaac, Isaac, tu da imparziale ma soprattutto ex portiere del Milan, ecco, ti aspettavi questo 2-0? Allora, io ovviamente ho voluto lasciare la mia eredità a Michael, l'ho allenato bene prima di farlo arrivare qua. Si è visto, ha fatto parate importanti. A suon di riso con il pollo l'ho allenato ovviamente, ha visto i risultati adesso. Ma sa anche twerkare come te? Ma dopo lo scoprirete. Ci sarebbe il tocco su Steve, invece c'è quello su Mirko, aggancio comunque elegante, poi però chiude Reca con la garra e l'Inter riparte col capitano che va fino in fondo. Gnabry! Non poteva non segnare al Milan!
tradizione, 2-1. E poi cerca di cambiare tutto in zona Raimondi. Controllo, zoccolo duro a chiudere l'azione, Om a chiudere il primo tempo. Milan avanti, 2-1, partita meravigliosa. Valebise prima, Lazza poi, quindi Gnabry e quindi noi. Facciamo una bella cosa, sentiamo i due uomini della partita fino adesso, migliori in campo, con la nostra lasagna. Andiamo. Fine primo tempo di questa partita stancante, direi. Emozionante. Sì, ci sono tipo 700 gradi e stiamo sprecando tanto perché abbiamo avuto tante occasioni. Per ora siamo 2-1, un po' stretto, bisogna tornare cattivi da subito perché qua succede di tutto. In questi derby succede di tutto, bisogna rimanere concentrati. Intervista a fine primo tempo con Davide Reca, che magicamente non ha ancora preso un rosso. Come mai? Sono ancora sottotono, appena mi incazzo bene qualcuno l'ho già addocchiato per seccarlo. No, però dai, oggi faccio il bravo e speriamo di recuperare la partita perché ce lo meritiamo, dai. Sensazioni su questo primo tempo in svantaggio? Che strategia userete per recuperare? Penso che il tiro da fuori serva molto, più che altro abbiamo avuto sfiga un po' con i tiri, la palla era sgonfia, però se tiriamo bene da fuori penso che il gol lo facciamo. Si riparte con il secondo tempo del derby, ma soprattutto della prima giornata e della prima partita in assoluto della YouTuber League. Isma cerca il tocco su Samuel, occhio che c'è spazio per il tocco di ritorno. Samuel poi si mette in proprio, di forza, va, non crossa, deve farlo adesso. Lo scarico è fuori, Isma prende la mira e Italo la toglie dall'incrocio, da cui si è visto benissimo, l'ha tolta dall'incrocio Italo. È tornato Dav, sacrificio per Dav, garra, Gunther, la porta a spasso, è zona tiro, destro di Gunther, ha toccato lo zoccolo duro, calcio d'angolo per l'Inter. La vorrebbe Isma, che palla dello zoccolo, che controllo di Isma che guarda subito la porta. Rientra sul destro, Isma addosso a Italo, insiste Isma, copertura, palla all'Inter e Italo a terra. La gamba che già gli fa male, La gamba che già gli fa male. Bella scena però, due rossoneri che portano fuori un nerazzurro, Isma e Lazza ad accompagnare Italo. E Ghiaccio sta male male, allora chiediamo cortesemente il Ghiaccio. È una botta o un dolore più perché ha messo male lui? Non è una botta quindi. Che peggio. Raimondi. A rimorchio. E qui Gunther l'ha tolta a Reca e ha fatto un favore a Lazza. Mentre l'Inter al momento ha sostituito ovviamente Italo. Non è con uomo in meno. Mentre Gunther calcia! Gunther calcia! E fa 2-2! L'Inter non muore mai! Questo derby non finisce mai! Parità! L'uomo dei footwork sta scappando la curva nord per andare, credo, in zona Italo, perché si pensa ovviamente alle sue cure, ma momentaneamente Gunther gli ha dedicato il gol. 2-2! 2-2! E in questo momento si andrebbe ai calci di rigore. Occhio a Samuel intanto che può andare, il Milan risponde col 17, sul destro, primo palo per Samuel, ha visto un angolo, solo lui, 3-2, mostro! Voglio la curva sud al gol di Off Samuel, 3-2 Milan, Off! 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 Lo urlavano forte a Roma, ma anche qui non scherzano. 3-2 per il Milan. Gunther ci riprova, Gasbarri la mette in calcio d'angolo perché non l'ha vista partire e perché gli ha rimbalzato davanti. Applaude la curva nord, adesso sta a guardare la curva sud, angolo sul primo palo, Gunther! Gunther! 3-3! 3-3! 3-3! Grazie per il ghiaccio, Mengo. Isma, arriva anche Valebise che ha sbloccato questa partita. Occhio, vediamo se porta bene Valebise perché c'è Isma, no, c'è Davide Reca. Però è una bella partita, Vale. Molto, molto bella. Te l'aspettavi così combattuta? È un derby, quindi è giusto così, è bello che sia così. Io comunque quello che dovevo fare l'ho fatto. Gol, sei uscito tranquillo così. Perfetto. Adesso fa il tifo, entra, taccia di Davide Reca, ma sul pallone. Italo, come stai? Insomma, fa male. Cosa è successo esattamente di lui? Stavo calciato, lì che avevo provato il tiro, dopo però la gamba mi è andata giù, male, tipo il corpo in avanti. Occhio cosa sta succedendo lì perché rischia tanto il Milan!
Non entra il pallone di Dab, rigore, e poi rigore, occhio! Rigore! Rigore, rigore, no! Solo calcio d'angolo! Solo calcio d'angolo! Solo calcio d'angolo! Termina al volo il concetto, mentre Roma ha detto calcio d'angolo, hai messo male la gamba, quindi. Ho messo male la gamba e dopo, vabbè, ho provato lì il contrasto e si è infiammato un po' il... Rientri o ti fermi per precauzione? Dovrei fermarmi, mi ha detto. Però rientri. Conoscendoti rientri, c'è la garra di Italo. E intanto io chiedo un cenno a Om, quanto manca al termine? Perché con questo risultato si va ai calci di rigore. Non ce lo vuole dire, ce lo dice dopo, perché c'è Samuel, fino in fondo, Samuel! Samuel! 4-3! L'ho detto, con questo risultato si va ai calci di rigore, e allora forse no, perché segna Samuel! Doppietta, doppietta, come Gunther! Movimento di Isma, palla verticale, Isma la lascia a Steve, poi viene servito, Isma in area di rigore, fino in fondo, Isma! Con calma, fa 5-3! Palleggia lo zoccolo duro, e poi tunnel! A Luca Nerazzurro! Giocata, chiusura, Isma. Prova il numero, palla buona per Steve. Steve! 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 6 volte Milan! 6-3! Chiamandosi quasi un fallo che non viene fischiato, quindi sbuca Dab, sbuca anche Isma, occhio, da solo Isma, ma il passo per andare, lo contiene Gnabry, o forse no, perché Isma lo saluta, e poi cestina non so come, il gol del KO. Samuel, occhio che sono in due, ma Mirko è completamente solo, Mirko in area di rigore, traversa, traversa dopo il palo, poi Mirko, ma la palla è buona per Gnabry. Che ha toccato ancora su Gunther, Milan alto e scoperto, Gunther Gasbarri! Gasbarri! A 2 minuti dalla fine! È una parata che sa di vittoria! Non è giornata lì davanti, ma insiste Gunther, non è finita! Gunther rientra, Lazza gliela porta via, c'è Raimondi a cercare Dav, finta, doppia finta, tripla finta! Gasbarri, che cosa ha fatto Dav? Poi Lazza incontro via per Samuel, esce, non esce Fantabet, non esce Fantabet, quindi Samuel la tiene, arrivano in due, Samuel, Lazza! È finita! Ha vinto il Milan! 7-3! 7-3! Con l'invasione di campo il Milan vince la prima partita della YouTuber League e soprattutto il primo derby stagionale, provando a cancellare la delusione per la sconfitta in finale di YouTuber Summer Cup. Andiamo a sentire i due capitani, andiamo a sentire qualche opinione, andiamo a chiudere una giornata straordinaria. Ghiaccio per me, che quanto ho sofferto. Grazie Mengo, sei il mio uomo preferito. Allora ragazzi, cosa avete da dire a fine di questa partita che è finita 7-3? Che sei bellissima. Sulla partita? Che ho guardato solo te. Tu hai qualcosa da dire sulla partita? Ma questa volta abbiamo preso la vendetta giusta, direi. 7 gol, non sono pochi, quindi amici interisti, un bacio a tutti voi. Forza, abbiamo solo un capitano, un capitano. Ah, non volevo... Mi metto qui, mi faccio piccolo, non volevo interrompere il coro per Lazza che è straordinario, ma Samuel ha detto che ha guardato solo lei e ha fatto doppietta. Pensa se non avesse guardato lei, cioè quella, me ne vado. Oggi hai segnato finalmente, dopo un sacco di partite senza gol. C'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano. Allora, so che li hai sentiti, so che ci siamo divertiti. Sì, molto. So che è stata una partita meravigliosa e devo farti i complimenti perché ti sei difesa bene. Grazie. Ho sentito che ti facevano anche i complimenti per la preparazione. Insomma, sì, un tuo parere, no? Perché l'hai chiesto ai giocatori, adesso lo chiedo a te. Un tuo parere su questa prima giornata della YouTuber League.
e sulla partita in generale. Allora, la partita è molto bella, soprattutto il fine primo tempo era molto... Perché non giocavano? No, nel senso la situazione in cui sono arrivati a fine primo tempo. Okay. Hai messo su un bel programmino! Basta, posso andare. È la verità, è la verità, è la verità. Ciao Vale! Tra l'altro ha sbloccato il derby, è stato importantissimo. È entrato in campo Vale e ha iniziato subito a correre velocissimo. Che è una cosa che tendenzialmente si fa quando si entra in campo. No, per dire. No, comunque allora veramente complimenti a Lasagna, che al di là del nome discutibile, insomma, si è rivelata comunque sul pezzo. E spero di riaverti. Complimenti anche a te Federico Marconi, che hai organizzato tutto questo. Pensavo per il nome. Detto questo, Lasagna, io ti ringrazio. È tempo di dei saluti. Solo per Milan Inter. Io spero di averti qui molto presto per altre partite. Io spero molto. La prossima, l'abbiamo detto, sarà Lazio-Napoli per aprire l'altro girone, quello del Sud. Vediamo che succede, perché scopriamo. Perché scoppiamo. Scopiamo. Perché scoppiamo. Perché vabbè. Vabbè. Perché scopriamo piano piano tutte le altre partecipanti, le altre squadre che ovviamente già conoscete, ma non per quanto riguarda i giocatori, che piano piano saranno una sorpresa. Esatto, verranno svelati. Grazie Lasagna. Grazie Federico Marconi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima, grazie a voi per il supporto meraviglioso. Never give up. Ciao ragazzi. Ciao.